Hai incontrato lo scultore di recente? Sì. Mostra. So solo quello che Dogen mi ha detto tempo fa. Il retaggio del drago conferisce il potere della risurrezione. Ma non è un potere qualsiasi. L'uso ripetuto porta alla stagnazione, che prima o poi raggiunge il punto in cui trabocca. Questo fa ammalare chi non possiede il potere. Lo chiamano mal del drago. Sapeva moltissimo a riguardo. Ma anche così non è riuscito a trovare una cura. Perdonami. C'è un modo per curare questo mal del drago? Non saprei. Ma deve essere fermato. Non ne sono certa. Ma innanzitutto devo studiare le ricerche del mio mentore per cercare un modo. Grazie. Deve esserci un modo per curare il mal del drago. Innanzitutto devo studiare le ricerche del mio... Addio. Cosa succede? Scultore. Non mi serve la tua preoccupazione. Non sono normale, come vedi. Non basterà il mal del drago a uccidermi. La protesi Shinobi. Vedo che ti ci sei abituato. Tieni, è per te. Di cosa si tratta? Contiene modi per mordere il nemico con quella tua zanna. In altre parole, tecniche di combattimento per la tua protesi. Capisco. Pensavo che mai più sarebbero servite quelle tecniche per la protesi, ma mi sbagliavo.
Anche tu hai un mal del drago. Falcone. Chiunque. Sono qui. Mia madre. Non ti sforzare. Lasciate perdere me. Mia madre. Cosa stai facendo? Scusa, non ti avevo notato. Lo scultore tossisce sangue. Ho preso un campione del suo sangue per le mie ricerche sul mal del drago. Un campione del suo sangue? Sì. Il sangue che ha tossito, in particolare. Dal colore, il sangue sembra contaminato, stagnante. Ma il solo sangue dello scultore non è sufficiente per raggiungere delle conclusioni. C'è qualcosa che posso fare? Sì. Portami dei campioni di sangue tossito da altri malati di mal del drago. Più campioni avrò, maggiori dettagli potrò scoprire sulla malattia. Se troverò qualche malato di mal del drago, glielo chiederò. Grazie. Addio. Lasciate perdere mia madre. Prenderò un campione del tuo sangue. Devo portarlo alle vie.
Ti stavo aspettando. Mi sono procurato della merce con il denaro che mi hai dato. Su, compra qualcosa. A proposito, brav'uomo. Bene. Pensavo di allargare il mio giro d'affari. Chissà quando cadrà Ascide. È, come si dice, una nave che affonda. In altre parole, l'occasione bussa alla porta. Mi spiego? Ed è per questo che devo chiederti un favore. Cosa? Ti spiacerebbe scoprire cosa vogliono i samurai di Ascina adesso? Tu me lo dici, io glielo vendo. Sei uno shinobi. Scommetto che sei abituato a carpire informazioni al nemico. Su, da una mano a un povero mercante. Salve! Su! Alla prossima volta, bravo! Cosa vogliono i samurai di Ascina adesso? Quando lo scopri... Ho visto... Sì? Ho visto Lord Kulo, insieme a te, in una visione. Una visione? Proprio così. Dove si trova adesso Lord Kulo? Lo tengono nella fortezza del castello Ascina, ma la porta del castello è sbarrata. Capisco. Sono felice che tu sia qui. Ne ho ottenuto uno. Un campione di sangue? Vediamo. La colorazione è molto simile a quella dello scultore. Il colore è solo lievemente alterato, ma... cosa significa? Hai abbastanza sangue? Credo di sì. Lasciami proseguire le mie ricerche sul mal del drago. Al nostro prossimo incontro avrò di certo scoperto qualcosa. Puoi contarci. Addio. Il tempio Senpo sul Monte Kong. Lì vive una persona speciale, una persona santa. Forza, prega anche tu con me. Grazie al cielo.